Fobori. Al servizio Sandy Meyer. Quindici zero. Blocca molto bene di volo la palla Sandy Meyer, 30-0. 30-0, 30, love. Scivola McEnroe nel tentativo di agganciare la palla, è una bella volée incrociata. 40-0. Meglio 40-0. Lunga la risposta di McEnroe, uno pari nella seconda partita. Game to Meyer. Uno giochi pari. One game all. 6-3 per McEnroe la prima partita, uno pari nella seconda con McEnroe al servizio. Sbaglia la volée McEnroe, 0-15, love 15. Certo il gioco non è trascendentale, il pubblico non ha molti motivi e molte occasioni per entusiasmarsi. Servizio vincente di McEnroe, 15 pari, nemmeno McEnroe d'altronde pari, è sufficientemente stimolato a dare più del necessario per battere il suo avversario odierno, Sandy Meyer. All'ultimo tra i due che ne hanno fatto un po' di tutti i colori ha sbagliato Sandy Meyer. 30-15. 30-15. He got it. Left. Due palle ancora per McEnroe. Preso in contropiede Sandy Meyer da questa botta di diritto incrociata. 40-15. McEnroe 40-15. 40-15.
Bellissima questa risposta di Sandy Meyer, con la quale rinuncia. 40-30. McEnroe 40-30. Sei 3-1 pari la situazione, come avete visto poco fa sul tabellone alle spalle di Sandy Meyer. 40-30 per McEnroe, che ha la battuta. Let. Due palle ancora per McEnroe. First service. È riuscito il giochino a McEnroe, non già a Sandy Meyer, e McEnroe si aggiudica il proprio servizio, conduce ora per 2-1 nella seconda partita. 6-3, 2-1 per John McEnroe. McEnroe conduce, due giochi a uno. McEnroe leads 2 games to 1. McEnroe, numero 2 del tabellone, grande favorito insieme a Bjorn Borg. Si auspicava da tutti una grande finale tra Borg e McEnroe, e con tutta probabilità, ci dispiace doverlo dire per il nostro Ocleppo, a meno che non c'è 2 senza 3, Borg non debba ritirarsi, anche Borg contro di lui, e la finale auspicata dovrebbe proprio essere questa, Borg McEnroe, che si disputerà domani pomeriggio. McEnroe è nato il 16 febbraio 1959 a Wiesbaden, nella Germania occidentale, quindi 22 anni. Vedete intanto inquadrato l'attore Castelnuovo, che mi ha detto poco fa, l'ho incontrato prima di venire qui per la trasmissione, l'ho incontrato in sala stampa e mi ha detto di giochicchiare a tennis, di non essere un gran giocatore ma di essere un appassionato. Sappiamo che tra gli artisti di teatro, e anche non solo tra quelli di teatro, anche tra gli artisti lirici, c'è il nome famoso di Pavarotti, ma comunque tra gli artisti di teatro molti giocano a tennis, come Gassman, come Tognazzi e altri ancora. Alla battuta Sandy Meyer, 2-1 per McEnroe. Bella risposta di McEnroe, 0-15. 0-15. Love 15. Questa volta Sandy Meyer era un po' sorpreso, McEnroe con questo servizio molto angolato, pari 15, McEnroe infatti è scattato in ritardo, ha colpito male la palla, mettendola abbondantemente fuori. Dovrebbe essere 15-30, ma... 15-30. Esatto, 15-30. Infatti Sandy Meyer c'era rimasto un po' male per aver lasciato una palla che riteneva out. La palla deve essere caduta, dal mio punto di vista è difficile giudicarla, appena appena buona. Si difende in pallonetto a candela McEnroe, schiaccia di rimbalzo Sandy Meyer, attacca ora McEnroe e finisce tutto con una splendida volée. Diciamo che il primo bello scambio di tutto 15, l'incontro. 40, e infatti, anche se l'applauso è stato breve, è stato il più caloroso fino a questo momento. Siamo sul 15-40. Let. Due palle ancora per Sandy Meyer. Ancora due palle per Sandy Meyer. First service.
risposta in corridoio 30, di McEnroe 30-40. Stupenda risposta di McEnroe, 3-1 per John McEnroe. Gioco McEnroe, game to McEnroe. Che va ora alla battuta. McEnroe conduce, 3-1. McEnroe leads 3-1. Al servizio dunque McEnroe. Ha preso in pieno l'angolino. McEnroe non ha potuto fare nulla. Sandy Meyer. Cerca di anticipare di volo il colpo Sandy Meyer, ma mette in rete, precipita troppo l'azione, 30-0. Sei 3-3-1, 30-0 per McEnroe. Doppio fallo di McEnroe, 30-15, è il secondo doppio fallo commesso da McEnroe, uno lo aveva commesso nel secondo gioco della prima partita, due pure ne ha commessi Sandy Meyer. Doppio fallo ancora di McEnroe, 30-30. Ah no, viene ripetuto, scusate, allora non è doppio fallo, gli ha concesso il giudice di sedia, siccome si vede che non l'ha ritenuto out e quindi gli ha riconcesso una seconda palla. Lunga la risposta di Sandy Meyer, 40-15. Stupendo volo di John McEnroe e stupendo volo fisico e colpo di volo. Gioco ecco, McEnroe. Rivediamolo forse qui game al rallentatore, guardate che stupendo stacco McEnroe di McEnroe e che palla imprendibile giochi per Sandy Meyer che era completamente fuori campo. Siamo sul 4-1 a favore di McEnroe nella seconda partita. Vi avevo detto prima di John McEnroe, Sandy Meyer è nato nel borgo di Flushing Meadow, borgo di New York, il 5 aprile del 1952, quindi ormai 29 anni contro i 22 di John McEnroe. Come vi ho detto, un grave infortunio alla mano destra ovviamente, ne ha limitato la possibilità durante le ultime due stagioni. Ora sembra si sia rimesso, quantomeno sta risalendo la corrente per riportarsi, se non verso le posizioni raggiunte in passato, verso posizioni migliori di quella attuale.
Al servizio Sandy Meyer. Ah, peccato, non avete potuto seguire tutto il volo effettuato, il passaggio effettuato da McEnroe, che ha scavalcato completamente uno dei palchetti posti a lato del campo per non finire contro la 15-0, 15 love. La staccionata e farsi male. 15-0 comunque. ...30-0 su questa risposta in rete di McEnroe. 30-0, 30 love. ...40-0, anche se 40-0, McEnroe non è molto d'accordo, l'avete visto fermo ancora là, poi ora si è decisa a cambiare campo. Molto d'accordo sul giudizio non espresso dal giudice di linea. Non riesce, la stessa cosa che era invece riuscita splendidamente a McEnroe, a Sandy Meyer, 40-15. Gioco per Sandy Meyer, che accorcia le distanze, 4-2 a favore di McEnroe, che va alla battuta. McEnroe leads 4 games to 2. Molto bella questa volée di McEnroe, 15-0. 15-0, 15 love. Due palle ancora per McEnroe. 15, abbiamo pari, un nuovo 15, doppio fallo di McEnroe e siamo sul pari 15, tenendo conto che nel quinto gioco aveva commesso un doppio fallo, sono due in questo set i doppi falli commessi da McEnroe, che ne aveva commesso uno anche nella prima partita. Si abbatte sulla palla la furia, diciamo così, di McEnroe, 30-15. What was your question? There was nothing wrong. Protesta Sandy Meyer, vi giuro non vi so dire perché. You think he hit it out of his hand or it was good hit, good return. Ecco, perché è questo, McEnroe ne ha fatta una delle sue, mentre aspettava la palla per schiacciarla, con l'altra che teneva in mano stava palleggiando. È un po' un gesto scorretto nei confronti dell'avversario e forse anche contro il regolamento. Adesso vediamo la discussione tra i due che
First service. Bellissimo. Vengono qui in Italia per litigare i due americani, è divertente la cosa, anche perché è divertente quello che ha fatto McEnroe, un po' magari sfottente nei confronti dell'avversario, ma McEnroe dice che la palla gli era caduta dal taschino, credo di capire. Time, gentlemen. Intanto il pubblico disapprova. Il giudice di sedia chiama il supervisor, quale deve sentire adesso le ragioni di Sandy Meyer. Poi intanto si avvicina anche John McEnroe. Non mi sembrerebbe il caso in una partita del genere, che ha un senso unico, non mi sembrerebbe il caso di discutere per una cosa del genere, ma evidentemente, anche se non sembra, la tensione in campo c'è e i due giocatori, soprattutto Sandy Meyer in questo caso, è stato portato a reagire pur correttamente. La protesta si esaurisce, 30-15 per John McEnroe. 30-15, 30-15. Left. Due palle ancora per McEnroe. Sbaglia la risposta Sandy Meyer, 40-15. 40-15, 40-15. Doppio fallo di McEnroe ed è il secondo in questo gioco. 40-30. 40-30. Sbaglia la risposta, Sandy Meyer, gioco per McEnroe, 5-2. Chiedo ora alla regia se Game per caso McEnroe. È possibile rivedere McEnroe quella schiacciata di McEnroe che ha causato la protesta di Sandy Meyer. Così McEnroe almeno vediamo bene che cosa aveva fatto. No, mi fanno segno invece che non è possibile, peccato. Era comunque una nastasata, non da sottolineare in maniera particolare, ma che avendo causato questa protesta da parte di Sandy Meyer era giusto rivedere. Ci dispiace, non è tecnicamente possibile mostrarvelo, d'altronde non è fondamentale ai fini del gioco. 5-2, ripeto, la situazione della seconda partita per McEnroe, che ha vinto la prima con il punteggio di 6-3 e che si avvia dunque a vincere anche questa seconda partita e quindi l'incontro. Il vincitore di questo confronto tra Sandy Meyer e John McEnroe sarà il primo finalista di questo torneo Cuore Cup che si svolge qui al Palazzo dello Sport di Milano ed è valido per il campionato del mondo di tennis, cioè per il WCT. WCT, la cui serie di tornei si concluderà ai primi di maggio con la finalissima col Masters di Dallas. Un Masters che si disputa dal 1971,
che ha visto per due volte vincere nel 71 e 72 Ken Roswell e in entrambe le occasioni contro Rod Laver. Pensate, Rod Laver, forse il più grande tennista di tutti i tempi, non ha mai vinto il Masters di Dallas. Silenzio per favore. Quiet, please. Sandy Meyer al servizio 5-2 a favore di John McEnroe. 0-15. Splendida risposta di McEnroe. 0-15. Love 15. Pari 15. 15 pari. 15 all. McEnroe ha tentato un mezzo pallonetto, anzi ha tentato il pallonetto, non gli è riuscito che metà, e Sandy Meyer non ha avuto difficoltà ad aggiudicarsi il punto. Ecco, rivediamo questo tentativo di pallonetto di McEnroe e la facile volée di Sandy Meyer. Poi la palla corta di Sandy Meyer che costringe McEnroe a un 40, grande 15. Scatto in avanti, 40, ma 15. Ancora il punto è per Sandy Meyer, 40-15. Preso in contropiede McEnroe da questa volée di Sandy Meyer, gioco per Sandy Meyer, 5-3 la situazione, sempre a favore di McEnroe. 6-3, 5-3 per McEnroe che va ora al servizio. 5 giochi a 3. Vi ricordo che McEnroe ha perso un servizio, lo ha perso nel primo set al secondo gioco. Poi però Sandy Meyer gli ha subito restituito la cortesia e tutto si è messo sul piano normale. Due palle ancora per John McEnroe. First service. Quindici zero, 15 love. Bella risposta di Sandy Meyer, pari 15. 15 pari, 15 all. Ecco, rivediamo la risposta di Sandy Meyer, vedete come ha sorpreso in pieno McEnroe che si stava proiettando a rete. Trenta quindici. 30-15.
sbaglia la volée incrociata, stava prendendo in contropiede McEnroe, sbaglia Sandy Mayer 40-15, 6-3, 5-3, 40-15 per John McEnroe che è al servizio. Si gioca, vi ricordo, al meglio delle tre partite e viene applicato il tie break sul 6 pari. Molto bravo Sandy Mayer, accorcia le distanze, toglie o annulla un palla 40-30, del match, il match ball a McEnroe. Vediamo come McEnroe si sia salvato in questo caso, come poi di volo molto bene lo abbia anticipato Sandy Mayer. 40-30 per McEnroe. È in corridoio questa palla di McEnroe, ha annullato i due match ball Sandy Mayer. Deuce. Vediamo ancora questa azione mentre McEnroe si prepara a battere, ecco, vedete come abbia cercato di salvarsi in pallonetto McEnroe mettendo però in corridoio. Bellissima questa volée vincente di Sandy Mayer, vantaggio per Sandy Mayer. Eccola ancora ripetuta la volée. Mayer. Non entra la prima palla di servizio a McEnroe. Ed è fuori questa volée incrociata, addirittura Sandy Mayer dopo aver annullato i due match ball a McEnroe gli ha strappato Gioco il Mayer. Servizio, ha accorciato le Game distanze, 5-4 a favore di McEnroe nella seconda partita. 5 giochi a 4. McEnroe leads 5 games to 4. Ecco la situazione sul tabellone, 6-3 il primo set per McEnroe, 5-4. Il punteggio della seconda partita sempre per McEnroe con Sandy Mayer che vediamo inquadrato che andrà ora al servizio. Dopo questo incontro di singolare ci sarà un incontro di doppio. Nel quale saranno impegnati McNair Gallickson, Tim Gallickson e Gottfried Ramirez che hanno sconfitto ieri Panatta e Bertolucci. Vediamoci questo gioco con Sandy Mayer al Silenzio servizio che potrebbe consentire a Sandy Mayer di riportarsi in parità. Ma Sandy Mayer deve fare attenzione perché sono ben note le qualità di le possibilità di reazione in questi casi di John McEnroe. Ancora una palla per Sandy Mayer. Second service. Un
0-15. 0-15. Love 15. Pari 15, bellissima questa botta di servizio di Sandy Meyer. 15 pari, 15 all. Bravissimo McEnroe, 15-30, splendido passante imprendibile per 15, Sandy Meyer, eccolo, rivediamo, 15, guardate il passante, chi se l'aspettava in quel punto il colpo, invece McEnroe ha piazzato lì la palla, sorprendendo Sandy Meyer. Doppio fallo nel momento meno opportuno di Sandy Meyer, 15-40. 15-40. In questo secondo set Sandy Meyer non aveva mai commesso doppi falli. E nulla da fare, è riuscito perfettamente il pallonetto passante a John McEnroe. Non so di che cosa protesti ancora Sandy Meyer. Intanto vediamo il pallonetto ancora vincente, splendido, vano il tentativo di colpire la palla di Sandy Meyer, di McEnroe che si aggiudica l'incontro col punteggio di 6-3, 6-4.